ACSM Agam, l'energia che unisce. Buongiorno, da Paolo Carboni, responsabile della comunicazione della Basilica Cattedrale di Como e della regia di espansione TV. Siamo in collegamento dalla Basilica di San Fedele in Como. Le prime due domeniche di Quaresima, in tutte le annate liturgiche, presentano quella successione tra il racconto delle tentazioni di Gesù e la narrazione della sua trasfigurazione, che è il simbolo del cammino quaresimale fino al suo compimento pasquale. Ma vi troviamo anche un'immagine della nostra quotidianità. Questo è particolarmente vero nell'annata C, perché la popolarità tentazione, trasfigurazione, si declina come polarità a tentazione di Gesù, preghiera di Gesù, dunque tentazione e nostra tentazione. È infatti un tratto peculiare della redazione del Vangelo di Luca, l'aver inserito la narrazione della trasfigurazione nel contesto della preghiera di Gesù. Gesù salì sul monte per pregare e mentre pregava l'aspetto del suo volto divenne altro e il suo abito bianco sfolgorante. Luca crea un parallelo spirituale suggestivo tra le tentazioni in cui Gesù si oppone al divisore con la parola della scrittura e la trasfigurazione in cui Gesù è reso partecipe della luminosità di Dio attraverso la parola della scrittura, simbolizzata da Mosè e da Elia, la legge e i profeti con cui sta conversando. Questa polarità è anche descrizione della situazione in cui noi stessi siamo immersi quotidianamente. Quotidiana è per noi la possibilità del male, ma altrettanto quotidiana è la possibilità della lotta, della resistenza, della seduzione al male. Dunque della preghiera e dell'ascolto della parola del Signore nelle scritture. Presiede l'Eucaristia Don Pietro Mitta, prevosto di San Fedele. Predisponiamoci per questa Santa Messa. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, il Dio della speranza, che ci riempie di ogni gioia e pace nella fede per la potenza dello Spirito Santo, sia con tutti voi. Un saluto, un benvenuto a questa celebrazione a tutti voi presenti in Basilica e anche a tutti voi che siete in comunione con noi attraverso la televisione, in particolare a voi, anziani e ammalati. Siamo alla seconda tappa nel nostro cammino verso la Pasqua. Dio, dal tempo di Abramo ad oggi, vuole stringere un'alleanza di comunione con tutta l'umanità, sorretti dall'Eucaristia che ora stiamo celebrando. Impegniamoci a ricostruire noi stessi a immagine di Gesù, il Figlio di Dio morto e risorto.
Lasciamoci trasfigurare da Lui e in Lui per essere uomini nuovi e compiere il nostro esodo, cioè il nostro passaggio dalla morte alla vita. Continui accorata e incessante anche oggi la nostra preghiera per la pace in Ucraina e in tutto il mondo. Chiediamo a Dio la sua misericordia, domandiamo umilmente perdono dei nostri peccati. Figlio di Dio, trasfigurato sull'alto monte, Kyrie eleison. Cristo Gesù, testimone fedele, primogenito dei morti, Christe eleison. Signore Gesù, immagine dell'uomo nuovo, Kyrie eleison. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. O Padre, che ci chiami ad ascoltare il tuo amato Figlio, guidaci con la tua parola, perché purificati interiormente possiamo godere la visione della tua gloria. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal Libro della Genesi. In quei giorni Dio condusse fuori Abram e gli disse: «Guarda il cielo e conta le stelle, se riesci a contarle». E soggiunse: «Tale sarà la tua discendenza». Egli credette al Signore, che glielo accreditò come giustizia. Egli disse: «Io sono il Signore che ti ho fatto uscire da Ur dei Caldei per darti in possesso questa terra». Rispose: «Signore Dio, come potrò sapere che ne avrò il possesso?» Gli disse: «Prendimi una giovenca di 3 anni, una capra di 3 anni, un ariete di 3 anni, una tortora e un colombo». Andò a prendere tutti questi animali, li divise in 2 e collocò ogni metà di fronte all'altra. Non divise però gli uccelli. Gli uccelli rapaci calarono su quei cadaveri, ma Abram li scacciò. Mentre il sole stava per tramontare, un torpore cadde su Abram, ed ecco terrore e grande oscurità lo assalirono. Quando, tramontato il sole, si era fatto buio fitto, ecco un braciere fumante e una fiaccola ardente passare in mezzo agli animali divisi. In quel giorno il Signore concluse questa alleanza con Abram. Alla tua discendenza io do questa terra, dal fiume d'Egitto al grande fiume, il fiume Eufrate. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Il Signore è mia luce e mia salvezza. Il
Il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò paura? Ascolta, Signore, la mia voce, io grido, abbi pietà di me, rispondimi. Il mio cuore ripete il tuo invito, cercate il tuo volto, Signore, io cerco. Non nascondermi il tuo volto, non respingere con ira il tuo servo. Sei tu il mio aiuto, non lasciarmi, non abbandonarmi, Dio della mia salvezza. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore, spera nel Signore. Fratelli, dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Fratelli, fatevi insieme miei imitatori e guardate quelli che si comportano secondo l'esempio che avete in noi. Perché molti, ve l'ho già detto più volte e ora con le lacrime agli occhi ve lo ripeto, si comportano da nemici della croce di Cristo. La loro sorte finale sarà la perdizione, il ventre è il loro Dio. Si vantano di ciò di cui dovrebbero vergognarsi e non pensano che alle cose della terra. La nostra cittadinanza infatti è nei cieli e di là aspettiamo come Salvatore il Signore Gesù Cristo, il quale trasfigurerà il nostro misero corpo per conformarlo al suo corpo glorioso, in virtù del potere che egli ha di sottomettere a sé tutte le cose. Perciò, fratelli miei carissimi e tanto desiderati, mia gioia e mia corona, rimanete in questo modo saldi nel Signore, carissimi. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Gloria e lode a te, Signore Gesù. Gloria e lode a te, Signore Gesù. Dalla nube luminosa si udì la voce del Padre. Questi è il mio figlio, l'amato, ascoltatelo. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria
In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giovanni e Giacomo e salì sul monte a pregare. Mentre pregava, il suo volto cambiò d'aspetto e la sua veste divenne candida e sfolgorante. Ed ecco, due uomini conversavano con lui. Erano Mosè ed Elia, apparsi nella gloria, e parlavano del suo esodo che stava per compiersi a Gerusalemme. Pietro e i suoi compagni erano oppressi dal sonno, ma quando si svegliarono videro la sua gloria e i due uomini che stavano con lui. Mentre questi si separavano da lui, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi essere qui. Facciamo tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli non sapeva quello che diceva. Mentre parlava così, venne una nube e li coprì con la sua ombra. All'entrare nella nube ebbero paura. E dalla nube uscì una voce che diceva: «Questi è il figlio mio, l'eletto, ascoltatelo». Appena la voce cessò, restò Gesù solo. Essi tacquero e in quei giorni non riferirono a nessuno ciò che avevano visto. Parola del Signore. L'obiettivo della nostra Quaresima è il Monte Tabor. La bellezza e la gioia ci attendono e proprio lì vogliamo orientare la nostra vita. Senza bellezza il cuore appassisce, l'anima si prosciuga fino a seccare. Gesù, sottolinea Luca, salì con loro, con i discepoli, sopra un monte a pregare. Con Pietro, Giacomo e Giovanni, su un monte. La montagna è il luogo dove arriva il primo raggio di sole e dove scompare l'ultimo. Gesù vi sale per pregare e avviene qualcosa di straordinario che porta Pietro a esclamare: «Rabbì, che bello essere qui, facciamo tre capanne». L'entusiasmo di Pietro, la sua esclamazione stupita «che bello», ci mostrano chiaramente che la fede, per essere visibile e genuina, deve nascere da uno stupore, da un'esperienza di amore, da un «che bello» gridato a pieni polmoni. È bello per noi stare qui. I discepoli conoscevano Gesù da parecchio tempo. Qui, sul Tabor, lo vedono con occhi nuovi. La bellezza, infatti, è nel nostro sguardo, non tanto nelle cose o nelle persone. Ora i discepoli lo vedono con gli occhi del cuore. Quanto è stupendo vedere la bellezza di Dio. E quanta bellezza manca, forse, alla nostra fede. Abbiamo ridotto spesso l'esperienza della fede alle categorie della giustizia, della moralità, del si deve o del non si deve. Obblighi, precetti, divieti. È giusto credere in Dio, si deve credere in Dio, bisogna credere in Dio, diciamo noi. È bellissimo, dicono gli apostoli, una bellezza che supera ogni bellezza. Pregava San Francesco: «Tu sei bellezza, sei un Dio da godere, da gustare, da stupirsene, da esserne vivi». La bellezza. Luca poi sottolinea che Gesù è salito sul Tabor per pregare e che è in preghiera mentre si trasfigura, come ad indicare che solo in un profondo cammino di interiorità e di preghiera possiamo scoprire la bellezza di appartenere a Dio. Ma i discepoli sono oppressi dal sonno. Qui
come sarà poi nel Getsemani. Per vedere la bellezza di Dio, per essere veri discepoli, occorre duramente lottare, rimanere svegli e ascoltare il nostro Maestro. L'ascolto della parola è l'invito che il Padre rivolge a tutti noi quest'oggi. Ascolto che richiede attenzione, ascolto che richiede silenzio. Questa salita al Tabor sia l'occasione per ascoltare meglio e di più. Anzitutto la parola di Dio. Riprendiamo in mano quotidianamente il Vangelo che ci aiuta a rileggere la nostra vita. Ascoltiamo poi il nostro io profondo, evitando di vivere in superficie. E ascoltiamo anche chi ci sta intorno per migliorare le qualità delle nostre relazioni fraterne. Allora il nostro sguardo potrà vedere la trasfigurazione che avviene attorno e dentro di noi, per gustare pienamente la bellezza di Dio e della nostra fede. Professiamo ora la nostra fede con le promesse battesimali. Cantiamo la nostra fede in Dio che è luce, salvezza e roccia sicura su cui possiamo appoggiare la nostra vita. Credo. Credete in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna. Fratelli e sorelle, Dio Padre dice a tutti noi di ascoltare il suo Figlio, l'Eletto. Illuminati dallo Spirito Santo, chiediamo la grazia di imparare l'arte dell'ascolto e di mettere in pratica la parola di Gesù. Preghiamo insieme e diciamo: fa che ti ascoltiamo, o Padre. Fa che ti ascoltiamo, o Padre. Per la Chiesa, con la sua incrollabile fiducia nelle promesse di Dio, anche nei momenti oscuri, sia luogo di speranza offerto a tutti gli uomini. Preghiamo. Fa che ti ascoltiamo, o Padre. Per i popoli che riconoscono in Abramo il padre dei credenti, cristiani, ebrei e musulmani, perché collaborino nel promuovere la pace del mondo. Preghiamo. Fa che ti ascoltiamo, o Padre.
per coloro che vivono la missione in terre lontane. Le fatiche del difficile apostolato non li distolgano dall'impegno della contemplazione della parola, unica garanzia di autenticità dell'annuncio che portano. Preghiamo. Fa che ti ascoltiamo, o Padre. Il Signore Gesù, con la sua obbedienza al Padre, ha offerto a tutti la grazia di diventare uomini nuovi. Perché una pace autentica restituisca al popolo ucraino e a tutti coloro che soffrono per la guerra la gioia di un rinnovato vivere fraterno. Preghiamo. Fa che ti ascoltiamo, o Padre. Per noi qui presenti, donaci di essere accanto a te nei momenti di gioia, come in quelli in cui ci chiami a condividere l'esperienza della tua croce. Preghiamo. Fa che ti ascoltiamo, o Padre. Dio grande e fedele, che riveli il tuo volto a chi ti cerca con cuore sincero, rinsalda la nostra fede nel mistero della croce e donaci un cuore docile, perché nell'adesione amorosa alla tua volontà seguiamo come discepoli il Cristo tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Pregate, fratelli e sorelle, perché il sacrificio della Chiesa in questa sosta che la rinfranca nel suo cammino verso la patria sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Questa offerta, Padre misericordioso, ci ottenga il perdono dei nostri peccati,
e ci santifichi nel corpo e nello spirito, perché possiamo celebrare degnamente le feste pasquali. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Egli, dopo aver dato ai discepoli l'annuncio della sua morte, sul Santo Monte manifestò la sua gloria. E chiamando a testimone la legge e i profeti, indicò agli apostoli che solo attraverso la passione possiamo giungere al trionfo della risurrezione. E noi, uniti agli angeli del cielo, acclamiamo senza fine la tua santità, cantando l'inno di lode. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede.
celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Oscar, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Fedele e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Illuminati dalla luce e dallo splendore del Cristo risorto, ci rivolgiamo al Padre, pregando come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, guarda non ai nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci il gesto della pace. Agnello di Dio, bellezza che splende nel mondo, abbi pietà di noi. Abbi pietà di noi. Agnello di Dio, tu il volto e la voce del Padre, abbi pietà di noi. Abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Dona a noi la pace.
Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Chi ci sta seguendo per mezzo della televisione, si unisca a noi con la comunione spirituale. Gesù mio, io credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che mi abbia mai a separare da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen. Gesù sceglie tre apostoli e sale sul monte a pregare, e quella preghiera diventa un'estasi meravigliosa. Il suo volto e le sue vesti si trasfigurano. Arrivano Mosè ed Elia, le due colonne di Israele, e l'estasi raggiunge il culmine. I tre apostoli, anche se oppressi dal sonno, restano incantati nel vedere la sua gloria divina, e Pietro vorrebbe prolungare quella gioia. All'incanto subentra poi la paura, una nube li avvolge, li abbraccia, ma la voce del Padre li rassicura e li invita ad ascoltare suo figlio, l'eletto. Perché tutto questo? Fra poche settimane nel Getsemani gli apostoli vedranno il volto di Gesù non più glorioso, ma rigato di sangue. E allora non ci sarà estasi, ma paura e abbandono. Ad essi manca una fede forte, la fede granitica di Abramo. Costui, senza figli e con moglie sterile, crede fermamente a Yahweh, che gli dice: «Conta le stelle se riesci a contarle, tale sarà la tua discendenza». E tu, come credi? Non seguire i nemici della croce, pensando solo alle cose della terra, come ci ricorda la seconda lettura. Con fede gioiosa credi che la tua cittadinanza è nei cieli e Gesù trasfigurerà il tuo corpo mortale a immagine del suo corpo glorioso. Salvezza, di chi avrò timore? Alleluia.
certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Preghiamo. Per la partecipazione ai tuoi gloriosi misteri vogliamo renderti grazie, o Signore, perché a noi, ancora pellegrini sulla terra, fai pregustare i beni del cielo. Per Cristo nostro Signore. Oggi pomeriggio la nostra comunità parrocchiale in particolare è invitata a partecipare alla preghiera per la pace alle ore 14:15 nella chiesa di San Donnino insieme alla comunità cristiana degli ucraini. Sabato prossimo poi nel nostro oratorio, nell'ambito del catechismo, è stata organizzata una piccola pesca in cui i ragazzi sono coinvolti e sono invitati a partecipare dando il loro piccolo contributo sempre a favore delle popolazioni ucraine. E ricordo anche che continua l'iniziativa 10 minuti di Vangelo. Anche questa sera, dopo la messa delle 18, verrà letto un capitolo del Vangelo di Luca. Questa iniziativa si può seguire anche sul canale YouTube della nostra parrocchia. Il Signore sia con voi. Inchinatevi per la benedizione. Benedici sempre i tuoi fedeli, o Padre, perché aderendo al Vangelo del tuo Figlio unigenito possano desiderare e raggiungere la gloria manifestata agli Apostoli in tutta la sua bellezza. Per Cristo nostro Signore. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. La gioia del Signore sia la nostra forza. Andate in pace. Buona domenica a tutti. La preghiera dunque lotta ed esige l'ascolto. La voce dall'alto chiede ai discepoli di ascoltare il Figlio. Questa è infatti la via per accogliere in sé la presenza del Signore. Ascoltare è ospitare. Ma poi la preghiera richiede anche silenzio. Nella trasfigurazione i discepoli faticano a stare in silenzio. Parlano, e parlando dicono anche insensatezze.
Luca non esita a commentare che Pietro non sapeva quel che diceva quando propone di fare tre tende. Sembra arguirsi dal testo che il silenzio è faticoso, ma la mancanza di silenzio ostacola la preghiera e i discepoli infatti arrivano a stare zitti solo alla fine. Cari amici, è giunto il momento di salutarci. Per la Santa Messa delle 10 l'appuntamento è per domenica prossima dalla Basilica dell'Annunciata, cara ai comaschi, come Basilica del Crocifisso, per la continuazione del cammino quaresimale. Voglio ringraziare il parroco di San Fedele, Don Pietro Mitta, per la sua schietta e sincera accoglienza in amicizia. Da Paolo Carboni, dalla regia e dalla squadra esterna, buona domenica. La linea ripassa ai programmi della rete.